Era una volta una triste, sfinita curva di produzione. Un padrone disperato. Una vecchia macchina asmatica. Un vecchio operaio coscienzioso. E dei risultati piuttosto scarsi. Io non ci vedo, diceva l'operaio. È troppo scuro qui. Il padrone allora migliorò l'illuminazione del laboratorio. Ed immediatamente la produzione raddoppiò. Così il padrone poté dare un premio all'operaio. Ma egli pensava che si poteva fare ancora meglio. Sono troppo stanco, disse l'operaio. Devo badare alla macchina, spingere il carrello, tornare indietro. Ci vorrebbe un altro uomo che facesse parte del lavoro. Con due uomini le cose andarono molto meglio. Salì, salì. La fabbrica aumentò la produzione migliorando l'illuminazione e dividendo il lavoro fra due uomini. Ma uno dei due uomini, almeno per mezza giornata, non aveva niente da fare. Egli non poteva far niente perché la macchina aveva bisogno di prender fiato. Noi dobbiamo produrre di più, disse il padrone. Di più? Con quel vecchio macinino? Chiese l'operaio. Fu così che il padrone mise a riposo la vecchia macchina. E ne prese una nuova.
La nuova macchina produce il doppio della vecchia. Era la macchina a dover restare inattiva a causa del carrello che era sempre pieno. Così essi si riunirono per cercare una soluzione. Ci siamo, disse il secondo operaio. Se abbiamo due linee e due carrelli, io posso portarne via uno mentre l'altro si riempie. Idee come queste meritano un premio, disse il padrone. Fu così che la produzione aumentò grazie alle migliorate condizioni di lavoro, al nuovo macchinario e ad una migliore organizzazione. Curva della produzione.